Parliamo invece di una squadra stellare in questo inizio di campionato, che è il Fiorenzuola. Lo facciamo direttamente con mister Luca Tabiani, che saluto e gli faccio subito i complimenti, perché trovarsi virtualmente primi in classifica, anche se le altre devono ancora giocare, ma la dice lunga sul vostro inizio di stagione. Complimenti, mister. No, grazie, complimenti poi vanno ai ragazzi perché questa vittoria l'hanno fatta loro non accontentandosi della bella partita di domenica e non era facile. Io c'entro poco perché ho provato a dirglielo, ma fidatevi che rifare una bella prestazione così dopo la grande vittoria di domenica e tutta la settimana con i complimenti non era facile. Sono stati veramente bravi mentalmente, poi sono contento di tutto, a parte il secondo tempo sono stati un po' superficiali in tante cose, però faccio fatica a trovare qualcosa di negativo nella prestazione dei ragazzi, ma soprattutto per come stanno approcciando tutto. Mister, buona domenica. Ha detto in settimana che voleva fare diciamo, voleva che il Fiorenzuola facesse una prestazione importante anche per Nicola Nelli, il ragazzo, che si è infortunato appunto nella gara in settimana. Direi che ce l'avete fatta. Sì, no, siamo contenti. Ho detto che l'avremmo voluto fare, ma a prescindere da come andava, aspettiamo presto al campo anche solo per salutarci perché ci ha fatto prendere un grande spavento, rimane in contatto con noi nella chat, abbiamo visto che sta bene e ora con calma rientrerà. Un peccato per lui perché si stava dando una mano e oggi sarebbe servito visto che davanti eravamo un po' stanchi negli ultimi minuti, però gli dedichiamo ovviamente la vittoria e speriamo che a presto possa venire a salutarci al campo perché i ragazzi vogliono questo, ecco. Ecco, mister, la tua squadra fa fare ville, 5 gol alla Reggiana, avete vinto oggi su un campo comunque difficile in trasferta, ma c'è ancora qualcosa dove potete migliorare? Beh, già la continuità è una bella cosa da migliorare perché mantenere questo livello è già una cosa difficile, no? Quindi dare continuità è già una cosa positiva. C'è sempre da migliorare, ripeto, il secondo tempo siamo stati un po' più leggeri in tanti passaggi, facciamo un tocco in più, abbiamo dato la possibilità a loro a volte di rubarci palla, magari con passaggi che potevamo fare prima. Fisicamente ora dobbiamo alzare un po' magari il minutaggio, anche se ora stanno arrivando giocatori, oggi Di Gesù e Fiorini sono entrati e hanno fatto molto bene, è entrato anche Sussi, Blu ha stretto i denti perché era un po' febbricitante, da Novara aveva un po' di influenza stamattina, quindi eravamo un po' così e da migliorare. Io dico, oggi avevo detto ai ragazzi che è una grande, avremmo dovuto fare una grande prova mentale, perché, ripeto, ripartire dopo una vittoria come quella della settimana scorsa non era facile, invece sono stati perfetti. Ecco, miglioramento è quello che cancellare, guardarci ora la classifica, anche se le altre hanno una parte in meno, e divertirci e sorridere nel guardarla, e però avere la voglia e l'ambizione di, visto che siamo lì, rimanerci il più possibile. Quindi già domenica dobbiamo ripartire da questo senza accontentarci. Cioè, ora non voglio dire che ovviamente il nostro obiettivo è stare là tutto l'anno, però dico che si ci deve provare a stare il più possibile e continuare a fare prestazioni perché giustamente parlano di loro, si stanno facendo pubblicità. Io penso che non è vero che i treni passano una volta, ma penso che ce li costruiamo carrozza dopo carrozza per poi dimostrare di poterci stare sul treno, ecco. Mister, volevo spendere una parola per Morello che dopo la doppietta con la Reggiana oggi altro gol, quello dell'1-0, il ragazzo è in fiducia. Quanto è importante avere un giocatore così? Si ha la sensazione che ogni volta che tocca palla possa creare qualcosa di pericoloso. Ma davanti abbiamo qualità, perché sia Sartore che Morello che Mamona e Nando stanno facendo un lavoro strepitoso quest'anno, stanno facendo tutti molto molto bene, abbiamo ancora fuori Gianni e Scardina che sono due giocatori importanti. Davanti ho l'imbarazzo della scelta, come ho sempre detto sin dall'inizio. È normale che Mattia ha una grande qualità tecnica, ha fatto un gol veramente importante, anche se oltre alla sua finalizzazione sono stati bravi tutti, perché ha iniziato da Battaiola facendo dentro fuori con il play, hanno lavorato tutti bene per portare la palla a quelli davanti. Se noi, come stiamo facendo in questo momento, portiamo palle pulite ai nostri giocatori davanti, mettiamo in grande difficoltà tutte, ma anche in mezzo hanno fatto il lavoro. Cioè, in questo momento io penso che
siamo una squadra forte, forte, forte a livello collettivo, dove poi vengono fuori delle grandissime individualità che abbiamo, Morello, ma posso nominarli tutti. È chiaro che quando il collettivo lavora bene è più facile emergere come singolo, ed è quello che stanno facendo, perché vi ripeto, se ci mettiamo qua e andiamo a scandagliare i vari reparti o i vari ragazzi che entrano, c'è solo parole di elogio per tutti. Una battuta finale sui prossimi impegni: mercoledì il recupero in Coppa Italia Serie C, poi il Montevarchi settimana prossima, quindi due partite da preparare in pochi giorni, sarà importante anche recuperare dal punto di vista fisico. Sì, mercoledì rifacciamo un discorso legato ai giovani, ma perché non per un discorso che non ci interessa il risultato, perché serve minutaggio, stavano facendo molto bene nei primi 20 minuti, abbiamo bisogno comunque di recuperare, perché abbiamo poi domenica e poi c'è un'altra infrasettimanale, quella dopo. Sono curioso di vedere, ho visto bellissimi 20 minuti iniziali, sono curioso di vedere gli altri 70 che andremo a fare, perché più giocatori dimostrano, come appunto è successo oggi con, al di là che Fiorini lo conosciamo già, ma Di Gesù sta crescendo molto, sono giocatori importanti che nella settimana successiva che abbiamo l'infrasettimanale dobbiamo utilizzare, perché iniziano a essere tante le partite fatte consecutive, per cui comunque domani diamo libero, perché stasera arriviamo un po' tardi e martedì ci ritroviamo, prepariamo sia la partita di mercoledì che quella di domenica, e poi mercoledì facciamo questa partita di Coppa e poi ci buttiamo dentro all'Aquila, che è in un momento di fiducia perché ha vinto due partite di fila con due squadre di alto livello.